La showgirl Jo Squillo sbotta sui social e denuncia l'episodio gravissimo. Il torto subito è assolutamente irreparabile. La spumeggiante Jo Squillo, al secolo Giovanna Maria Coletti, rappresenta una delle showgirl più poliedriche e interessanti del piccolo schermo, e ha alle spalle una carriera da cantante, conduttrice e inviata in celebri trasmissioni televisive. I suoi esordi nel mondo dello spettacolo risalgono alla decade 70-80, quando si è lanciata nel panorama discografico con il gruppo tutto al femminile Candeggina Gang, dando vita a performance provocatorie che hanno sancito la nascita del suo personaggio. Impegnatissima nel sociale, Jo Squillo ha affrontato numerose tematiche di rilievo nel corso della sua carriera, dal brano pop dai richiami femministi, Siamo donne, alla passione per l'ecologia e la difesa dei diritti umani, ma nelle ultime ore ha vissuto un pessimo quarto d'ora. La showgirl si trovava infatti a Roma per partecipare ad alcuni servizi televisivi per il programma di Caterina Balivo, La Volta Buona, ma al ritorno da una cena ha scoperto di essere stata scippata dei suoi beni più cari. Jo Squillo e la disavventura romana. La showgirl ha pubblicato un post su Instagram, in cui ha apertamente denunciato un furto subito mentre si trovava a cena in un ristorante capitolino, poco distante dagli studi Rai intitolati a Fabrizio Frizzi. Jo Squillo ha narrato nella caption la sua scioccante esperienza. Ore 20, Roma, via Oietti, ecco come ho ritrovato la mia macchina. Tre valigie con la mia storia. Canzoni, sentimenti, progetti, abiti memorabili, computer, documenti. Con la speranza che tutto questo possa aiutare qualcuno a vivere meglio. Jo Squillo ha poi caricato un video e spiegato: ieri sera a Roma mi hanno portato via tutto. Erano più o meno le 20:30. Mi hanno spaccato il vetro della macchina e mi hanno rubato tutte le valigie. Ero in partenza, mi sono fermata a mangiare vicino alla Rai, agli studi di IAR. Forse ci hanno tenuti d'occhio. Un po' di leggerezza da parte mia. Ho speranza che gli altri non commettano certe cose. È un momento difficile. Jo Squillo amareggiata dopo il furto. Parte della mia vita da 30 anni. Il furto non ha provato Jo Squillo solo di beni materiali, ma anche di un sacco di ricordi. La showgirl ha infatti ammesso: per non parlare dei gioielli preziosi che mi hanno portato via, e che facevano parte della mia vita da 30 anni. Con il consueto ottimismo, però, ha concluso: fortunatamente, stiamo bene. Si va avanti.